cercare di conquistare una di loro con la vostra simpatia. Questioni di feeling. Allora, adesso entreranno tre signore. Voi farete delle domande a loro. A seconda delle risposte, alla fine ognuno di voi ne può eliminare una. Quindi tu ne elimini una, lui ne elimini un'altra, ne resta una sola. L'ultima che resta... Dalla lui, no, io già sto sposato. Ma sarà lei a scegliere. Ah, è lei a scegliere. Come sempre, sono le donne a scegliere, quindi lei vi farà delle domande e a seconda delle vostre risposte sceglierà uno di voi, quello che le ispirerà più simpatia. Questo è il premio più ambito che i ragazzi vogliono, capito, della mia famiglia. Tutti prendi il televisore, devi vincere, devi vincere. Ci siamo, intanto facciamo entrare Maria, Emanuela ed Elena. Disperato, credo che tu sia il prototipo di uomo
libero ed autonomo, poiché anche io mi sento tale, penso che potremmo creare una di quelle coppie in cui magari uno si ama, però lascia libero l'altro di fare, capisci, il viaggio. Ti piace? Libertà. Libertà, il viaggio? Mi piace assai. Emanuela? Sicuramente lui è un uomo meraviglioso, un uomo che fa sentire la sua donna importante, sta mentendo. Una volta che arriva a casa la sera potrebbe dirmi: Emanuela, sei la più bella di tutte. Io gli direi: Carlo, ma niente c'è la cataratta. Simpatica, anche se senti che voce sexy che c'ha. Elena? Ma io lo prenderei per la gola, so cucinare, quindi è una donna che sa cucinare. Poi so rammendare bene i calzini, perché metto l'uovo dentro al calzino, lo chiudo e poi rammendo. Se si rompe l'uovo, cosa succede? No, l'uovo sodo. L'uovo di legno, bravo, vecchia maniera, come facevano le nonne, bravo. Si rammentava così. Donna di tradizioni. Prego Paolo, seconda domanda. Bene, la seconda. Siete fuori a cena con un uomo e c'è poi un'altra persona, Carlo. No, dice a cena con un uomo e con Carlo. Che è una persona, quello è un uomo. E tu sei una persona. Voi volete far capire all'uomo che è più bello, è più sensuale ed è più affascinante della persona seduta accanto a lui, cioè Carlo. Che argomento usereste per farlo capire all'uomo e non farlo capire alla persona? Non è difficile. Tocca a me. Maria. Beh, io improvviserei un gran mal di testa e direi che potresti accompagnare a casa. Così, veloce, veloce. Così. E io resto lì, bella, friente magnano, come dice Conti. Emanuela? Tu sei più muscoloso, no? Tu hai quegli occhi che sono come l'acqua di un ruscello, quindi acqua chiara di un ruscello che sazia la mia sete. Ti direi così. Ecco, io capisco che non si capisce che non sei romantica. Elena. Gli occhi chiari. Se siamo a cena fuori, ci sono tutti e due, giusto? Certo, tutti e due. Beh, allora spero di avere una tovaglia lunga e di farti piedino. Molto spiegativa e veloce. Fa piedino, però. Fa piedino. Lunghe, quelle che comincia di usare. Volessi, tocca a me, vado. Sì, è una domanda sensata. Dico, volessi per caso cambiare qualcosa del mio aspetto, mi dite il naso e il colore della pelle. Ma facciamo tanto. Cosa mi consigliereste di cambiare? Ma diciamo che vai bene così, però secondo me in certi momenti potresti vestirti un po' meno classico ed avere un atteggiamento un po' più sciolto, un po' più rilassato, anche se è bello avere insomma tanti tipi di uomini diversi, così che se ti stufi di uno passi all'altro. Emanuela? Ma io penserei invece che ti vedrei con i capelli lunghi, rasta, che presenti rasta? No, quelli. Signorina, l'abbiamo visto, è uno schifo! No, rasta! E poi gli direi: rasta quello che sei, che va bene così. Rasta quello che sei. Ha detto? Rasta quello che sei. Ha detto a bene lì perché c'è il muro. Elena? Ti sembrerà banale, Carlo, però un po' più chiaro, un po' più naturale. Cioè, meno abbronzato? Sì, meno abbronzato. I tre mi sembrano detto. Va bene. Allora, a questo punto voi dovete eliminarne una. Paolo, chi vuoi eliminare tra Maria, Elena ed Emanuela? E lei che è la che ti ha convinto meno nelle sue risposte. Maria, Elena, Emanuela, io elimino, non sapendo chi sia, quella in mezzo. Emanuela? Che quella in mezzo, il nome. Eh? Che nome devi dire? La seconda che rispondeva? Sarà Emanuela? Se è la risposta, la seconda che rispondeva. Posso risentire le voci? Sì. Maria, la prima? Eccomi, sono qui. Emanuela? E io pure, figlio mio. Ed Elena? Ciao Paolo, sono Elena. Buona sera, un secchio. Vabbè, eliminerei Emanuela. Ma dai, non mi sembrava vero. Ma dai, Emanuela, Emanuela, vieni. Buonasera. Tu sei. Parleggiamo. Beh, pure, era la più sensuale, hanno detto. Perché hai eliminato proprio Emanuela? Perché ha risposto come mia madre. Ci crediamo, c'è antica. No, per quello, diceva le cose. Ciao, bella, vieni qua. Ti stai avendo superato il tipo? Lo so, io sono buononna, lo so pure. Complimenti. Carlo, tocca a te, sei qua. Carlo, chi elimini? Rielimina lei. Tra Maria ed Elena. No, forse... Pianovia. Pianovia.
insomma, sì, come capita a tutti quanti noi, anch'io nel mio piccolo, dei corteggiatori che usano delle tecniche diverse, insomma, per corteggiarmi. Vorrei capire voi quale tecnica, per distinguervi insomma da tutti gli altri, usereste per corteggiarmi. Carlo, tu ne hai bisogno, dammi retta. Io sono accasato, vai tranquillo. Sono molto tradizionale, molto discreto, non sto lì che insisto molto, eccetera. Lo farei con grande discrezione, magari anche in un anno, due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni. Non lo farei con grande discrezione, magari mandandomi dei fiori, un'altra volta un messaggio carino, un'altra volta invitandoti a cena, senza fretta, se capisco che la cosa può essere vera, seria. Un signore vero, bravo. Paolo. Allora, mettendo che io non posso, certo, e non voglio, perché sono felicemente sposato con la caserma dei ragazzini, Bernie, approfitterei della lentezza sua. E direi, cara Maria, si fa nulla? Capisco che nel tuo cuore alberga il desiderio, ma in fondo che palle. Nel frattempo vogliamo toglierci uno sfizio? Esatto, così. È così. Io ho detto. Va bene, a questo punto sta Maria. Non avendo proprio 15 anni non posso scegliere Carlo, perché 2-3 anni sono troppi, scelgo Paolo Bonolis. Ah!